ha molto spazio sulla sinistra. Ricordiamo che ha fatto 10 assist in stagione il capitano. Attenzione, Gatto ha puntato Pinna. Pinna ancora molto bene. Prova a proteggere palla. Gerbi si appoggia a Gatto. Massimiliano Gatto, attenzione, entra in aria Massimiliano Gatto col destro. Van der Vant di ritorno dal 10, 1 contro 1 con Evans. Vediamo se lo punta questa volta. Sì, ma non lo salta. Poi libertà. Crescenzi allarga per Gatto. Gatto punta Morello, poi prova ad andarsene sulla fascia sfruttando la sua rapidità. C'è il raddoppio su di lui, il pallone è messo in mezzo. Palla su cui interviene Alcibiade, la palla però che viene anche recuperata dalla Pro con Gatto che mette il pallone in mezzo, anticipato Morello. Ecco, sta giocando le proprie carte. Offensive, è entrato Gatto, Massimiliano Gatto, classe 95, con la 10. Gatto se ne va, Massimiliano Gatto, pallone dentro per Morra e c'è il quello con Ci piace condotto da Yolanda De Riezzo. Intanto però attacca la Provercelli, lo fa con Massimiliano Gatto che riesce a saltarli tutti, può andare anche a calciare, tocca. La chiusura da parte della Provercelli che può ripartire con lo scatto felino di Gatto. Porta palla su di lui Vitiello, poi la cede a San Giorgi, la conclusione, pallone alta. Luca passa il pallone a Gatto dimenticandosi che gioca nell'altra squadra. Tunnel di Gatto che fa ripartire il contropiede della Provercelli. Palla verso Bonino, intercetta Gatto e allora poi partono in contropiede. Ancora Massimiliano Gatto che entra verso l'area di rigore, poi viene Argini. Mammarella. Terzo gol anche per l'Arzachena che vince 3-1 a Gozzano. Intanto Gerbi, sportellate. Massimiliano Gatto, la palla rimane lì per Mal. Finta! Capisce tutto per Obiano. Verticale, Morra, prova a tenerla, si fa vedere Gatto. Tocca proprio per lui, palla che passa, passa il 10 che può andare in area di rigore, tocca dentro, chiude Mangraviti, mette il calcio d'angolo, il primo entra dalla giovanili della Provercelli. Attenzione però sulla parte destra, Leonardo Gatto col destro cerca il fratello di troppo a liberarsi del pallone. Guardatore, allora lo perde. C'è Manuele in mezzo, prova ad andare da lui, la palla è per Morra. Morra prova la serpentina, ha un compagno libero, va a cambiare completamente gioco per Berra che riesce a intervenire sul pallone. Il pallone crossato a Germano, attenzione Massimiliano Gatto, Mammarella, fallo laterale, la palla è rimasta lì, ragazzo anche lui in difesa. Contromovimento di Gatto che riesce molto bene a passare, mettere sul secondo palo per Leonardo Gatto che controlla col sinistro, c'è Manuello che si fa vedere. Vercellesi, la palla giocata sulle linee. Punti che le verranno automaticamente assegnati dalla partita di Propiacenza, balzerà a 60, intanto prova a farsi vedere in
ritmi subito indiavolati. Iezzi prova ad andare via, allarga verso Gatto che arriva in sovrapposizione. Ancora Iezzi fa il movimento a sovrapporsi. Gatto piazzati da quelle parti, si torna da Auriletto. Poi Massimiliano Gatto puntano contro uno Gigli che scialti. Era riuscito bene la sponda con la testa sul tocco morbido di Mammarella, poi però sicuramente serviva un taglio interno. Attenzione al tacco ancora per Emanuello che può riprovarci con il destro. Casadei non la tiene, palla che rimane lì per Gatto e Casadei con pitta il Pisa con Gatto, la palla in rete, passa in vantaggio.